Lilli Gruber non ci sta, Lilli Gruber non è contenta. Ecco qua, cari amici, Lilli Gruber, uomini riflettete, questo mondo non è a misura di donna. L'ingiustizia contro il nostro sesso è un vero problema politico, sociale ed economico. Ecco qua, sette te odierno. Lilli Gruber non ci sta, Lilli Gruber non è contenta. Vedete qua, ha il suo salottino. Uomini, riflettete, questo mondo non è a misura di donna. L'ingiustizia contro il nostro sesso è un vero problema politico, sociale ed economico. Ma Lilli Gruber, ma allora tu non conosci la storia? Non conosci la storia, Lilli Gruber? E cosa dice la storia? Basta leggere la Bibbia, il libro Genesi, no? Il primo libro del Vecchio Testamento, che dice? E Adamo ed Eva erano nel paradiso terrestre e erano felici e contenti, avevano tutte le gioie a disposizione. Il Signore però aveva detto ad Adamo ed Eva: qua in questo paradiso terrestre voi potete fare tutto quello che volete, tutto quello che volete potete fare, però non dovete mangiare i frutti di quell'albero là. E poi arriva il serpente va a dire ad Eva: Eva, tu e Adamo mangiatelo quel frutto dell'albero là, così diventerete potenti come Dio. Eva va a prendere il frutto, che è una mela, la morde, poi la fa mordere anche ad Adamo. Ma Dio se ne accorge. Quando Dio si accorge che Adamo ed Eva hanno disubbidito al suo ordine, li maledice e dice: tu uomo, tu Adamo, tu e i tuoi discendenti guadagnerete il pane col sudore della tua fronte e tu Eva partorirai col dolore. Allora, se le donne hanno questi problemi, se le donne di Gruber hanno tutti questi problemi, dobbiamo pensare anche ai problemi degli uomini, che sono i discendenti di Adamo, perché la maledizione relativa ad Adamo è: tu Adamo e i tuoi discendenti, tu guadagnerete il pane col sudore della fronte. Quindi le donne hanno i loro brutti problemi e gli uomini hanno i brutti problemi, che sono gli uomini che per millenni sono andati in guerra, si sono guadagnati il pane in guerra col sudore della loro fronte, sono morti nelle trincee e a casa hanno lasciato delle povere vedove, dei figli, e sono gli uomini che vanno a lavorare sulle impalcature per costruire le case e poi cascano giù e muoiono o restano paralizzati. Però lì c'è una soluzione, la soluzione l'ha trovata Serafino Massoni in quest'opera, la stirpe del serpente. Tu questa opera, Lilli Gruber, non la conosci, e in quest'opera e Serafino Massoni, che sono io, in quest'opera la stirpe del serpente spiega come sono andate le cose. Tutto nasce quando l'umanità scopre la funzione dello sperma e nasce la proprietà privata e nasce il patriarcato e tutti i guai delle donne, ma anche degli uomini, sono legati alla nascita del patriarcato di Lilli Gruber. E che cos'è il patriarcato? È proprietà privata, tant'è vero che nei dieci comandamenti c'è scritto: non rubare, non desiderare la roba ad altri, non desiderare la donna ad altri. Quindi, carissima Lilli Gruber, se tu vuoi conoscere la soluzione del problema, devi leggere La stirpe del serpente, capito?
e poi ne devi parlare qua, su questa tua vetrina, capito? Capito, Lili Gruber? Cara, cara, a te Lili Gruber, a Settete e a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni. Ok, ok, ok.